Ciao belle, allora oggi nuovo video make-up tutorial di questo trucco che ancora ho aspettato un attimo per la luce. Allora, vedete? Questo trucco qui. Allora, vi mostro un po' meglio. Ho messo il lineal eyeliner, un color borgogna, un panna shimmer e poi un bell'illuminante nella palpebra fissa, insomma, e anche nell'angolo interno. Ho fatto il contouring e labbra. Ho messo questo color pink, che è di questo rossettino qui che ho preso al mercato, che mi sta per terminare. È un rossettino veramente buono, che si avvicina molto ai gloss. Quindi non si sente, non appiccica, non si sente, sulle labbra. Però l'unica picca è che se va messo in tanta quantità può andare a sporcare i denti. Poi è un colore abbastanza vivo, quindi non è una bellezza. E niente, spero che seguiate il tutorial. Un bacione enorme. Ciao! Allora ragazze, qui vi saluto. Ciao a tutte. Come prima cosa utilizzo sempre il mio fissa trucco della Pharmacosmesi, che vado a mettere su tutto il viso, appunto, con movimenti delicati, solamente che qui va molto veloce il video, quindi sembra tipo che mi sto uccidendo. Vado con movimenti delicati soprattutto vicino agli occhi, ecco. Adesso mi sistemerò i capelli. Dopodiché, adesso, io uso questo fondotinta di Essence della nuova linea permanente ed mi trovo veramente bene, di Lola About Matte, nella colorazione 10 medium, light medium. Metto un pochino sulla mano e adesso vedrete che prenderò appunto un pennello per mettere il fondotinta e anche la Beauty Blender dei cinesini, perché prima la metto con il pennello e poi andrò ad amalgamarla al viso semplicemente con la spugnetta. Qui vedrete proprio che me lo metto. Diciamo che questo fondotinta non è molto molto semplice da lavorare, in quanto è già abbastanza liquido, quindi ci vuole abbastanza tempo, ecco, perché se no, se siamo di fretta non è il fondotinta indicato, perché vedete è molto liquido, quindi per la lavorazione ci vuole molto. Adesso, appunto, sto ancora definendo solamente metà del mio viso, ma come per magia, adesso vedrete che ho già completato, quindi già passato la mia Beauty Blender dei cinesi. Adesso prendo sempre il mio illuminante e correttore che pongo sulle occhiaie all'interno dell'angolo dell'occhio, quindi all'angolo interno dell'occhio. Poi lo metterò anche sul nasino. Un po', diciamo, al centro tra una sopracciglia e l'altra, sull'angolo di Guido, sull'arco di Guido, sbaglio pure a parlare oggi, un po' sul mento. E adesso andiamo a sfumare con il calore dei nostri polpastrelli, del nostro polpastrello di più. Ok. Sempre con movimenti delicati, mi raccomando, qui il video va molto veloce. Adesso invece io vado a prendere praticamente il primer, che questo è lo Love Stage di Essence, sempre il solito, che poi andrò a spalmare con le dita su tutto l'occhio, su tutta la palpebra mobile e fissa e anche un po' sotto. Adesso prendo questo matitone bianco per far risaltare di più, quindi al meglio,
gli ombretti che andrò a porre sopra. Quindi è un passaggio che in questo trucco penso sia fondamentale. E poi andrò a sfumare con il calore dei sempre dei nostri polpastrelli. Intensifico un altro po' e adesso invece andrò a prendere lo scotch. Lo scotch lo metterò all'angolo esterno, quindi in maniera obliqua, come è la nostra linea dell'occhio, quindi la nostra forma dell'occhio, proprio per avere un non trucco ben definito. Adesso prendo da questa mia palette 120 colori, dove appunto vi mostro quanti colori ci sono e sono immense razze, vado a prendere un color marrone che io utilizzo come colore di transizione. Infatti vedrete che io lo vado a mettere proprio nella linea interna. Quindi adesione tra papera mobile e fissa e poi vado a sfumare con questo pennello da sfumatura. Mi raccomando, sfumate per bene. Anche se in video sembra molto più scuro il colore, comunque poi sono andata a prendere un bianco che vado a sfumare insieme al colore di transizione e metterlo sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso con questo pennellino da sfumatura e anche da per mettere l'ombretto di Essence vado a prendere un color borgogna che vi mostro appunto. E lo vado a mettere nell'angolo esterno dell'occhio e poi faccio passare per la linea di divisione e poi lo porto anche all'angolo interno, lasciando la palpebra, la parte centrale della palpebra vuota, perché lì comunque andrò a inserire un altro ombretto. Qui vado a intensificare. E adesso andrò a sfumare giustamente perché mi raccomando, ogni ombretto che andiamo a mettere dobbiamo sempre sfumarlo, soprattutto comunque nei bordi, perché è lì che dobbiamo dare il senso di sfumatura, perché voglio un trucco abbastanza bello forte io, deciso, e quindi non vado a sfumare di molto proprio il colore, ma soprattutto ai bordi. Con questo pennellino piccolo ho preso un nero che non vi ho fatto vedere. Comunque è un nero che ho mischiato con un nero, o nero opaco mischiato con un nero glitter. Lo vado a mettere nell'angolo esterno per, boom, per intensificare quel punto comunque. Vedete? Vado a sfumare insieme al color borgogna che avevo precedentemente messo. Ok, perché anche una cosa da fare è andare a unire, sfumare bene i colori tra di loro. Adesso ho preso questo pennellino piccolo a lingua di gatto, con il quale ho preso questo colore panna, molto shimmer, e vado a metterlo al centro per creare questo punto luce al centro della palpebra mobile. Vado a togliere l'adesivo e vedremo appunto che ho questo trucco definito quasi a mo' di smokey eye. Adesso prendo questo pennello di sfumatura della Beauty and Trend che ho preso dall'Ingroshop con un colore abbastanza luminoso e lo vado a mettere sotto l'arcata di sopraccigliare. Con questo pennello da precisione vado a prendere lo stesso color panna che ho messo al centro della palpebra, quindi quello shimmer, e lo metto appunto sotto nella rima inferiore esterna. Vado sempre a sfumare perché sono molto attenta ai dettagli. Qui vi mostro appunto il mio faccione per vedere appunto come è venuto il trucco. E risfumo sempre. Poi prendo il Kajal di L'Oréal Paris, sempre il mio preferito finora. E lo metto nella rima interna superiore ed inferiore. Non fate caso alla faccia che faccio, ma è per evitare di far lacrimare l'occhio.
perché soprattutto nell'occhio che sto facendo in questo momento mi viene molto molto fastidioso andare a fare questo passaggio, ma lo faccio per intensificare lo sguardo comunque. Ok, adesso per magia mi spunterà appunto l'eyeliner, un eyeliner preso al mercato, ma ragazze vi garantisco che è un buonissimo eyeliner, un nero intenso che dura veramente veramente tanto, cioè figuriamoci che io sto registrando il video, cioè la narrazione la sto facendo adesso che sono le 9:30 di sera, mi sono truccata che erano 1:30 e io ancora addosso ho l'eyeliner, quindi veramente buono. Una marca sconosciutissima. Vado a fare questa linea molto sottile con questa codina, anch'essa sottile, perché già il trucco è abbastanza forte e non voglio andare a modificare di più con una linea d'eyeliner più spessa, anche perché ho la palpebra, cioè le due palpebre non hanno uno stacco veramente veramente formidabile tra di loro e quindi voglio evitare di avere un trucco più tozzo e di far notare in tutti i colori. Adesso metterò l'eyeliner anche, diciamo, fino all'inizio dell'angolo esterno dell'occhio inferiore, perché adesso con un pennello di precisione che abbiamo utilizzato prima lo vado a sfumare verso l'interno. Forse avevo sbavato un poco e quindi vado a correggere. Bevo anche un sorso di caffè e utilizzo il mascara, questo Big Lashes, quello viola di Essence, con il quale mi sto trovando veramente bene per le ciglia superiori. Non fate caso a questa mia faccia da narici spalancate, ma non so. Adesso torno di nuovo a sfumare perché comunque mi ero sporcata nell'applicazione del mascara. Prendo questo qui, che è quello a tubetto, che è veramente ottimo, mi ci sto trovando veramente tanto bene per le ciglia inferiori, perché comunque è uno scovolino che ti aiuta nell'applicazione, ma io lo vado a mettere anche un po' su quelle superiori. Faccio un po' di miscuglio tra prodottini. E poi comunque ragazze per il prezzo che hanno i prodotti Essence secondo me sono veramente veramente buoni. Adesso prendo questo pennellino a penna sempre comprato all'Ingroshop della Beauty Trend e prendo un colore marrone che si avvicina molto al mio colore di capelli e vado a riempire le sopracciglia, quindi nei posti dove mancano i peletti tra virgolette. Con piccoli tratti vado appunto a riempirli piano piano, a riempirle. Adesso vedrete che vado a prendere uno scovolino per andarle bene a pettinare e a rendere l'effetto un po' più naturale. Non faccio vedere la parte dove le fisso col gel, ma le fisso col gel trasparente per sopracciglia di Essence. Poi prendo questo pennellino da blush angolato e prendo il blush della Maybelline New York Light Pink, lo 02. Veramente, veramente ottimo, ragazze. Questo mi è caduto purtroppo a terra, ma oggi l'ho ricomprato, per fortuna. Adesso prendo questo mini pennellino a ventaglio con il quale non mi ci trovo veramente bene perché è troppo piccolino, ma in quel momento mi trovavo questo, ma finalmente li ho comprati. E vado a prendere questa terra di Rocco Barotcola 021 Desert e vado a fare un piccolo contouring per rendere il viso un po' più snello, almeno quello. E
E appunto vado a fare questo contouring fino alla bocca e poi lo porto anche fin sotto alla mascella. Proprio per delineare al meglio la figura del mio viso. E poi le porto anche un po' sui lati della tempia. Certe volte mi impappino le parole. Ok. Ricalco un altro poco perché comunque è una terra abbastanza naturale, quindi non è molto forte anche se è calcata più volte. Adesso prendo di nuovo il mio correttore illuminante perché mi sono accorta di aver diciamo un po' più accentuate le rughe di espressione, quindi vado un attimo a tamponarle con il correttore. Adesso vado a mettere questo rossetto, che è un rossetto di Belle Oggi, che mi sta finendo veramente bello. Si chiama Pink ed è il numero 84. Allora, è un ottimo rossetto, solamente che è abbastanza, come ho detto nell'intro, morbido, quindi se mettiamo troppo prodotto ce lo ritroveremo, rischiamo di ritrovarcelo sui denti, essendo un colore anche abbastanza sgargiante, un po' brutto da vedere sui denti. E niente, adesso mi avvicinerò, vi mostrerò il trucco. E niente ragazze, vi mando un bacione. Ciao belle!